Cari amici snowboarder, chiamate i vostri genitori, le fidanzate, i fidanzati, il vostro cane, il pesce che gira come un coglione dentro la sua boccia d'acqua e fategli vedere questo video, perché oggi parliamo dei 10 migliori regali low cost che potete fare al vostro più vicino amico snowboarder o magari anche a voi stessi. Sarò sincero con voi, io volevo comprare tutti questi 10 regali e farveli vedere, poi renderli a chi di dovere. Però complice il Black Friday, complice il Cyber Monday, il Natale e un sacco di altre cose, ho superato i limiti della carta. Quindi dovrete accontentarvi delle immagini in sovraimpressione, mi dispiace. Ho pensato che, essendo molto vicini al Natale, fare una lista dei 10 migliori regali che potete fare al vostro più vicino snowboarder non era un'idea così sbagliata, no? Mi sbaglio? Iscriviti e attiva la campanella. Inoltre, questi 10 regali non sono le solite cose che potete trovare ovunque, ma sono 10 cose, 10 regali non convenzionali che molto probabilmente lo snowboarder al quale voi dovete fare il regalo non ha. Questa top 10 però sarà divisa in due top 5, perché ho voluto fare una top 5 super low cost, quindi al di sotto dei 50 euro, e la seconda invece è anche questa low cost, però diciamo che le cose possono arrivare a costare fino a 200 euro, non di più. Ovviamente in descrizione trovate i link di tutte le cose di cui vi parlerò qui, però sono delle mie idee queste, dopo nulla vieta che voi possiate fare la caccia al concorrente migliore, insomma non è che dovete per forza comprare quello che dico io. Ma cominciamo con il primo. Sì, oggi ragazzi ho voglia di stare in piedi, non lo so. Il primo regalo low cost che secondo me dovete prendere in considerazione sono i pad antiscivolo. Di questi ragazzi ne trovate di tutti i colori, forme, dimensioni, stupidi, simpatici. E questo è un ottimo regalo perché vedo tantissimi snowboarder non usarlo, ed è praticamente l'antiscivolo che va messo in parte all'attacco posteriore, che ci agevola in tutte quelle situazioni in cui noi abbiamo solo uno dei due piedi agganciati alla tavola. Ed è un accessorio utilissimo, veramente fondamentale secondo me, un regalo che voi potete anche farlo diventare simpatico. C'è un sacco di cose stupide che potete comprare come pad antiscivolo, e quindi sai, se magari devi fare un regalo scemo a un amico, questo potrebbe essere un ottimo regalo. Circa 20 euro, tante volte anche meno. Per chi invece magari deve fare un regalo piccolo, magari un pensierino, qualcosa per non arrivare proprio a mani vuote ad una festa, questo regalo è perfetto, è perfettissimo. Sto parlando degli attrezzi, ragazzi. Si trovano facilmente questi su Amazon a pochi euro, accessori tascabili che voi ragazzi non potete capire quanto sono fondamentali in certe situazioni. Avere alla portata di mano anche solo un cacciavite a volte può svoltarvi la giornata, perché è una di quelle cose alla quale proprio non ci si pensa, e poi magari quando proprio ti serve non ce l'hai. Si parla di 10 euro, cioè una roba così. Qualsiasi cosa, track, tu hai lì il tuo cacciavitino tascabile che altrimenti non hai mai, perché se chiedete a un qualsiasi vostro amico andate voi in montagna con il cacciavite, vi dirà sicuramente di no. E indovinate chi è che va sempre in giro con il cacciavite? Quindi per evitare tutte quelle situazioni in cui il vostro amico snowboarder si dovesse trovare così con le mani in mano senza sapere come fare a salvare la sua giornata perché stupidamente non ha neanche un cacciavite, voi con meno di 20 euro riuscite a fargli un regalo che sicuramente, se uno che va a sciare spesso, apprezzerà tantissimo. E arriviamo così al regalo numero 3, ragazzi, che è la sacca per lo snowboard e per gli scarponi. Ragazzi, ma quanto è fastidioso infilare la tavola tutta bagnata, zuppa che sporca, scivola, graffia tutto dentro al baule della macchina. Che nervoso vi fa venire. Poi le lamine sui sedili che scivolano, graffiano tutto, tagliano, ma uno schifo ragazzi, uno schifo. A me mi viene sempre la bestemmiare. Mi sa che per le tavole e gli scarponi, oltre a tenervi la macchina pulita, vi agevola tantissimo anche il trasporto garage auto, altrimenti dovete fare 1000 giri prima la tavola, prima e poi gli scarponi.
Inoltre, essendo tante volte queste sacche imbottite, se per sfiga vi dovesse scivolare dalle mani a tavola, almeno quando picchia per terra non esplode la tavola e non la dovete buttare via. Un regalino che si aggira sui 30 euro per la sacca da snowboard e 20 per quella da degli scarponi è una di quelle cose che una volta che provi poi non abbandoni più. Arriviamo quindi al regalo numero 4, ragazzi, e qua casca l'asino, perché sono sicuro che a questo non ci ha mai pensato nessuno, e sto parlando della seggiola da campeggio. Sembrerà una cazzata, lo so, è inutile che ridete, ma quante volte avete visto i vostri amici snowboarder dover fare delle sgattate esagerate per mettersi gli scarponi dentro nei parcheggi degli impianti? Rischiano la morte tutte le volte, vedi che scivoli, poi ti bagni i piedi, le calze, un casino. Che è una seggiola da campeggio, raga, una seggiola da campeggio non costa un cazzo e vi svolta, è una svolta pure questa. Però sono sincero con voi, questo nemmeno io lo utilizzo, anche se però occupano pochissimo spazio nel baule, costano pochissimo e vi agevolano un disagio che è quello di mettervi gli scarponi la mattina nel parcheggio dell'impianto. Con meno di 20 euro, ragazzi, risolvete il problema. L'ultimo regalo della nostra top 5 per i 5 regali low cost è l'Appendi Snowboard. Un garage ordinato è un garage fico. E non mentitemi, perché lo so che voi accatastate le vostre tavole in garage come se fossero dei pezzi di ferro qualunque, sempre là pericolanti, che rischiate che cadano, di farvi del male tutte le volte che entrate in garage. Lo so, non mentitemi. Sono sempre in mezzo al con pochi soldi voi potete regalare dei porta snowboard che mantengono le tavole in un luogo sicuro, in modo tale che uno stia bene esteticamente e due sono sicuro, comode da prendere e riappoggiare, che non scivolano, non sbattono e non stanno in mezzo ai piedi. Tra l'altro costano anche poco, perché con 15-20 euro già si trovano e il rapporto costo benefici è devastante. Quindi ordine, pulizia e basta avere tavole in mezzo alle palle. Ma passiamo adesso alla seconda top 5, e il primo tra tutti è il portapacchi universale. Perché il portapacchi, che poi alla fine il portapacchi, il portatavole o il portasci universale, risolve un milione di problemi. Punto primo, non devi più ribaltare i sedili della tua macchina poco spaziosa e puoi ospitare più persone. In più non sei servono più le sacche da snowboard, perché mettendole sul tetto ovviamente la sacca non serve più e non si sporca più la macchina. E poi questo regalo può anche tornarvi in tasca, perché se l'amico al quale lo devono regalare sei tu e tu guidi, poi puoi dividere la benzina per quattro persone. Se l'auto ha già le bare porta tutto, bisogna regalare solo il portasci, che tra l'altro non costano tanto, circa 50-70 euro, mentre invece se l'auto è sprovvista delle bare porta tutto si può regalare quello magnetico, che comunque funziona benissimo. Il secondo regalo non del tutto low budget sono le maschere da sci, da fare a chi magari appena iniziato e ancora non si è procurato una bella maschera, perché vederci è sicuramente la prima cosa fondamentale per poter sciare. Non elemosinate, andate magari su quei brand tipo Outoff, Oakley, POC, Anon, tutti questi marchi abbastanza blasonati che fanno maschere con lenti in vetro antiappannamento, una cosa molto importante da tenere in considerazione, e che magari abbia anche una lente intercambiabile, perché la lente varia in base al meteo. Magari scrivetemi nei commenti se volete un video dedicato alle maschere da snowboard, voi scrivetemelo nei commenti, io ve lo porto. Se ci vogliono circa 200 euro e magari vi consiglio Outoff come sito, perché su quel sito lì si possono personalizzare completamente le maschere. Tra l'altro Outoff è anche made in Italy e fa maschere super di qualità. Andiamo avanti con i regali non super low budget, con le protezioni. Sono fondamentali per coloro magari vogliono iniziare ad approcciarsi allo snowpark. Un buon casco costa sui 100 euro ed è obbligatorio per iniziare a girare snowpark, e soprattutto non vi fanno rischiare grosso. Fidatevi, la neve non è per niente morbida. Oltre al casco potete prendere in considerazione anche magari il paraculo, qua si fa un po' più fatica a sbagliare perché vanno praticamente sempre tutti bene. Il migliore in assoluto è sicuramente quello di Barton, che però costa 100 euro, e quelli di Decathlon vanno bene, costano circa 30 euro, sono perfetti. Cercate di non prendere dei paraculo troppo ingombranti che vi limitano poi i
movimenti. Arriviamo adesso al quarto regalo della nostra lista e voglio parlarvi dell'asciuga scarponi. Allora, questo è uno di quei regali che magari non è indicato per chi va a sciare in giornata, magari è più utile per chi magari ha una seconda casa in montagna, oppure fa la stagione in montagna, oppure fa la settimana bianca e comunque diciamo che si toglie e si mette gli scarponi già là, perché non c'è niente di più comodo di mettersi gli scarponi caldi al mattino. Certo, magari è utile anche per coloro i quali abitano lontano dalle montagne per tenere gli scarponi asciutti anche a casa, però essendo una cosa che costa dai 70 ai 150 euro per prendere un asciugascarponi come si deve, diciamo che lo consiglierei più a quelle persone che in montagna ci sono già e ci stanno già, che tutte le mattine possono godere della beatitudine che è mettersi gli scarponi caldi alla mattina. Si trovano anche a meno, però io non è che mi fiderei molto. Concludo citando un mio vecchio video, cioè kit lamina e sciolina. Per tutti quegli snowboarder magari smaliziati ai quali piace sporcarsi le mani, con meno di 200 euro potete regalare un kit con il quale i nostri amici snowboarder possono iniziare a divertirsi mettendo le mani sulle loro tavole, sperando che non spacchino nulla, e che magari col tempo, masterando la tecnica, riusciranno anche a diventare autosufficienti e avranno così imparato qualcosa di nuovo. Come noterete, ho fatto due top 5 escludendo tutte quelle cose più banali come le calze, l'intimo sportivo, i guanti, tutte quelle cose che, diciamocelo, non è che ve lo devo dire io. Con questi regali qua sicuramente farete una sorpresa, perché regalerete qualcosa che nemmeno tanti snowboarder pensano, una sorpresa sicuramente inaspettata. A me non resta che ringraziarvi, invitarvi ad iscrivervi, attivare la campanella, fate spese pazze, scrivetemi su Instagram nei DM i regali che avete intenzione di fare o che avete già fatto al vostro amico snowboarder. Parliamo un po' anche qua nei commenti, se qualcuno ha delle domande, robe così, mi trova qua sotto, rispondo sempre a tutti. Io vi ringrazio e noi ci vediamo giovedì prossimo con un prossimo video. Mi raccomando, Natale è alle porte, vedete di sfruttare la cosa.